Oggi abbiamo deciso, per affrontare questa sessione di pesca, di utilizzare il pellet e la pastura. Sono tutti prodotti della linea Reactor Bite. Qui abbiamo lo Strategy Fish Meal Pellet, in questo caso nella versione Fish Protein, che è un pellet molto più carico di componenti, e qui invece l'abbiamo nella versione Light Fish. Dietro la confezione potete trovare tutti i valori nutritivi del pellet per poter far sì di bilanciare al meglio il vostro mix. In questo caso io utilizzerò tre parti di Light Fish e una parte di Fish Protein. Questo pellet, per essere bagnato in maniera ottimale, ha bisogno di una parte d'acqua per ogni tre parti di pellet. Per poterlo bagnare è facilissimo, basta utilizzare un contenitore, quindi riempiremo il contenitore per tre volte raso di pellet e per una volta raso d'acqua. Dopodiché andiamo ad addizionare l'acqua nel pellet, lo teniamo in movimento con la mano per circa una mezz'oretta, lasciandolo riposare ogni 5-10 minuti, quindi va tenuto in mossa abbastanza spesso, e il pellet dopo vedrete che sarà sgranato, gonfio e perfetto per essere stampato o messo all'interno di un pellet feeder. Come pasture utilizziamo invece due pasture specifiche per il method. La prima è la Method Strategy Range nella versione Natural Crushed Fish Meal. È una versione poco elegante, a base di pesce. La seconda invece è la formula Candy Match, che è una formula a base dolce che serve appunto per attirare le carpe sul nostro luogo di pesca. Il mix che ho deciso di usare in questo lago è composto da due parti di fish meal crushed e una parte di formula Candy Match.